E io vi vedo, lo so che state cantando questo brano alle 11.54, ancora con Paola Quattro, queste stelle di giorno, tante novità, e questo sapete che è un contenitore, come vi dicevo, ricco di tante curiosità e di consigli utili come questo, rubrica dei consigli utili. Ebbene sì, oggi parliamo di come trattare in maniera naturale la cellulite. Sapete che vi diamo tanti consigli. Oggi proprio ci sono degli oli naturali per trattare la cellulite, come per esempio, cominciamo subito con l'olio di finocchio, che vi permetterà di disintossicare l'organismo eliminando le tossine che a volte si accumulano nella pelle. Il finocchio è consigliato per aumentare i livelli di estrogeno, questo a sua volta incrementa la produzione di collagene sotto la pelle, quindi può essere molto utile. Anche l'olio di agrumi, la vitamina C che è presente in questi oli, favorisce la produzione di collagene e rafforza anche la distribuzione del tessuto connettivo sotto la pelle, così evita l'aumento di peso delle cellule grasse. Quindi gli oli di arancio, lime, mandarino e limone favoriscono anche una miglior circolazione sanguigna, quindi sia per la cellulite che per la circolazione sanguigna. Anche l'olio di cipresso è un olio che viene estratto dai rami e dalle foglie della pianta ed è uno dei migliori per un'adeguata cura della pelle. Ha delle proprietà antisettiche, astringenti e diuretiche, quindi migliora il drenaggio linfatico e la circolazione del sangue, e allo stesso modo contribuisce alla pulizia cutanea e all'eliminazione delle tossine. L'olio di geranio, un altro olio che compare come componente in molte creme per trattare la cellulite, ha delle proprietà che stimolano il sistema linfatico e facilitano anche l'eliminazione dei liquidi trattenuti nei tessuti. È altamente consigliato per prevenire la cellulite in quanto permette di regolare i livelli di ormoni e di grassi sottocutanei e poi permette anche di rassodare la pelle, che non guasta. L'olio di cannella, essenziale, rafforza il tessuto connettivo e migliora la tensione della pelle e ne elimina le impurità. Si tratta di uno stimolante dei tessuti adiposi ed è molto efficace grazie al suo elevato contenuto di magnesio e potassio. Quindi l'olio di cannella sicuramente da provare, anche se non è molto facile reperire l'olio di cannella, però potete aggiungere eventualmente un cucchiaio di questa spezia in polvere al vostro normale olio e avrete pronto questo fantastico rimedio contro la cellulite. L'olio di betulla possiede un'azione astringente, purificante e rigenera la pelle. Anche lui è alleato per eliminare le tossine e i liquidi trattenuti che infiammano la pelle e che favoriscono la comparsa di cellulite. Anche l'olio essenziale di cocco è uno dei prodotti naturali più utilizzati in quasi ogni trattamento di bellezza ed è ideale per idratare la pelle e grazie ai suoi principi nutritivi penetra in profondità e ci aiuta a trattare la cellulite. Poi agisce come rassodante naturale perché stimola la produzione di elastina e collagene nella pelle. E infine abbiamo anche l'olio essenziale di rosa moscheta, che è molto utilizzato per i problemi di salute e la pulizia personale. È uno dei suoi usi principali proprio contro la cellulite perché aiuta l'organismo nella rigenerazione dei suoi tessuti, è un efficace cicatrizzante per chi non lo sapesse, poi rinnova le cellule cutanee danneggiate ed è anche di grande aiuto per combattere le smagliature. Quindi tutto ciò lo si deve al suo contenuto, che è abbastanza alto, di acidi grassi, vitamina C e acido retinoico. Spero anche oggi di esservi stata utile con questi consigli che riguardano sono sempre dei consigli naturali per trattare la cellulite. Torneremo con la rubrica dei consigli utili lunedì, ma vi ricordo che è possibile riascoltare e soprattutto andare a ripescare anche i nostri consigli passati sul nostro sito studio90italia.it/stelle di giorno consigli utili.